quella è solo una licenza per fare pratica dentistica. Non è una cattiva idea, potrei fare pratica dentistica. Senti, Joe, sei la mia infermiera. Carina. Che... carina, avanti, cambiati. E tu sei il mio paziente. No, 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 non farai pratica su di me. Assolutamente, sicuramente no. Ah, aspetta un momento, non ne possiamo d'accordo, parlare. D'accordo, eh? Dottore, questa signora ha un terribile mal di denti. Ah, sì, ci penserò io. Apro la bocca, signora. Ah. Qual è il dente? È lei, dottore, lo trovi lei, se no che ci sta a fare? Ah, no. Sì, si siede, signora. No, aspetti un momento. Ah, avanti, si sieda. A quest'età ancora i capricci. Apro la bocca. Che gli farà? Denti. E ora cotone. Cotone per calmare il dolore. Ecco così, almeno starai zitto per un po', eh. Mandalo giù se vuoi. Infermiera, per favore, somministri l'anestetico. L'anestetico? Sì. Calma, signora. La prego, calma. Ecco qua. Le darò un aumento per questo. Grazie, molto gentile. Oh, ecco qua. Bene. Sarà anche matto, ma non abbiamo da temere. Date un'occhiata al cartone animato. Un tempo eravamo davvero un pericolo. Inoltre, generale, hanno messo fuori combattimento le nostre linee di comunicazione. Se non facciamo una telefonata immediatamente saremo nei guai. Mi sente, signor generale? Sì, allora, mi ci sono voluti 30 anni per diventare un generale, quindi ascolta bene ciò che ti dico. Qui siete già nei guai, mi hai capito? Sì, signor generale. Ora dove posso trovare 3 svitetti così fatti da offrirsi volontari per questa missione pericolosa? Che questa linea venga interrotta, peste di legno, e per l'amor di Peter fate silenzio. Se il nemico ci sente saremo spacciati. Pronto? Sono Big Lou. Conto 20 biglietti da $1,000 sul Red il Pigro nella terza corsa a Santa Anita. Se perde sarete nei guai, chiaro? Ma che cosa c'è che non va in questo telefono? Forse dovremmo far sapere al generale dove siamo. Già, ci potrebbe mandare qualche aiuto. Buona idea. Pronto? Che numero sta chiamando? Operatore, voglio il generale Nuisance. Un momento, caro. Generale Nuisance, abbiamo un problema. Esatto, signore. Fareste meglio a mandarci aiuti al più presto. Stiamo per essere sopraffatti. Oh, so che è una grossa richiesta, ma non abbiamo tempo da perdere. Questo è ridicolo. Di nuovo in campo! Come lo odio questo posto! Attenzione ora! Ci siamo quasi! Pronto? Sì? Un momento! È per te! Pronto? Oh, pronto, mamma! Sì, mamma! Siamo bene! E glielo dirò! Arrivederci, mamma! Sì, mamma! Era la mamma e dice che dobbiamo fare i bravi ragazzi e non combattere. Le mamme sono così. Mi scusi, signore, stiamo cercando il capitano Ti andrebbe bene il generale Pompon? Allora, avete qualche ultima ridicola richiesta che vi posso rifiutare? Pronto, qui generale Fonfonk, chi parla? Chi? Un momento, è per te. Grazie. Pronto? Oh, sì, signore. Sì, signore. Può scommetterci, signore. Glielo dirò, signore. Aspetti, signore. Ebbene? Il generale Nuisance dice di arrendervi, altrimenti farà saltare in aria questo posto. Cosa? Con voi Stooges come ostaggi? Ma non essere sciocco. Dice che non può farlo, signore, perché noi siamo qui. È chiaro, no? Vero, signore? Lei sì che sa colpire. Ci arrendiamo. Probabilmente prenderemo una medaglia per questo. Io non ci conterei troppo. Ah,
va bene, scendi giù, non ti faremo niente. Mi sorprende, ti sei arreso così facilmente, ma che strano. Mi dispiace, ma non farai la tua pratica. Io farò la mia pratica, sta tranquillo. Che ne dici, Joe? Oh no, oh no, non io, Moe, io sono l'infermiera. Voglio dire, non faresti questo ad un'infermiera? Oh, l'infermierina. No, vieni qui, avanti. Vai, devo fare la mia pratica, hai capito?